ANCE Cremona ha espresso la sua preoccupazione per la recente approvazione della direttiva Case Green da parte del Parlamento europeo. Il testo prevede la classe energetica E entro il 2030 e la classe D entro il 2033 per gli edifici residenziali, per cui nella nostra provincia andrebbe a impattare sul 70% degli immobili. I dati forniti dall'Enea dicono che circa un 74% delle abitazioni italiane hanno una classe inferiore alla classe D. Cremona riteniamo che possa avere questa percentuale un attimino meno problematica, cioè di circa un 70%. L'Associazione Costruttori Edili Nazionali, come quella di Cremona, è sempre favorevole all'innovazione ed è sempre favorevole alla decarbonizzazione e agli aspetti ambientali del territorio, purché vengano fatti con una programmazione. Questa programmazione riteniamo che sia utopica. Andare al 2033 ci sono 10 anni e non siamo ancora partiti. Appare impossibile trovare sia la disponibilità di materiali e manodopera per un numero di immobili così elevato. Inoltre, ad oggi non sembrano previste adeguate forme di finanziamento da parte dello Stato. Abbiamo due problematiche per arrivare a questo obiettivo ambizioso. La prima è la forza lavoro. Cioè oggi il nostro mercato è particolarmente frizzante per investimenti fatti sui bonus edilizi e investimenti che sono stati fatti e verranno fatti per il PNRR. E da un altro lato abbiamo il problema dei finanziamenti, cioè chi paga questi interventi. Abbiamo appena concluso uno strumento che era il super bonus 110, che poteva portare, anzi nasceva per portare una riqualificazione energetica degli edifici. Oggi questo strumento non c'è più e quindi dobbiamo capire cosa lo Stato metterà in campo per poterci portare a finanziare queste opere.